L'amministrazione comunale ha accolto con gratitudine la proposta dell'artista Silvio Amelio di donare la propria collezione di 140 opere alla città di Catanzaro, un'idea mossa dall'amore che lo scultore nutre per la propria terra d'origine e le proprie radici e che non ha mai messo da parte, pur continuando ad esportare in tutto il mondo la sua arte. Il valore dell'arte come strumento di promozione, ha detto il sindaco Abramo, capace di stimolare il confronto e di educare specialmente i più giovani alla bellezza e alla crescita civile. In questo contesto, la proposta arrivata da Silvio Amelio non poteva non ricevere una nostra positiva risposta, convinti che le sue opere andranno ad arricchire il patrimonio artistico e culturale della città. Pensiamo ad una possibile collocazione nei prestigiosi contenitori culturali dell'amministrazione comunale, come il Teatro Politeama e Palazzo Fazzari, ed anche in altre aree e piazze della città. Simbolico di un grande artista che ha voluto donare alla sua terra queste meravigliose opere. Per noi è un momento di grande orgoglio, di grande gioia, perché sono opere, come abbiamo visto, importantissime, di natura internazionale. Oggi avete anche visto su alcune pubblicazioni, le sculture che lui ha fatto nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Credo che se viene scelto un artista per fare opere nella chiesa di San Francesco d'Assisi, si capisce benissimo il valore di questo grande artista. Io donerò tutto quello che ho e porterò tutte le sculture che ho a New York, le porterò qui, così le uniamo tutte insieme, quelle che stanno qui e quelle che porterò da fuori. Si è sentito sempre poco valorizzato nel suo paese. No. No, no, io devo dire che a Roma, a Firenze, un po' dappertutto ho lasciato e ho delle sculture importantissime. Pensare in Vaticano o addirittura nella Basilica Papale di Assisi, io ho un'infinità di sculture. Dunque, Silvio Amelio sicuramente è uno di grande capacità artistica, anche perché i maggiori storici dell'arte, tipo Paolucci, che è il direttore dei Musei Vaticani, Claudio Strinati, che è stato direttore del Polo Museale Romano, hanno individuato in Amelio uno dei più grossi e importanti scultori viventi.